Incontro a Roma tra il governatore Tondo e il ministro Passera, sul tappeto industria, energia e infrastrutture. Buon pomeriggio dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia, la questione industriale, quella energetica e il tema infrastrutture. Sono questi i temi al centro del vertice odierno a Roma tra il presidente della regione Tondo e il ministro Passera. Un confronto a 360 gradi sulle emergenze economiche della regione. Sentiamo cosa è emerso nel servizio di Walter Schkerk. Tondo ha presentato a Passera dossier su quattro questioni: Ferriera di Servola, rigassificatore di Zaule, terza corsia e crisi industriale. La ferriera, ho posto un problema che è un problema industriale, un problema lavorativo, un problema ambientale, e ho lasciato al ministro un copioso dossier rispetto a questa vicenda sul quale c'è un confronto anche interno al governo. Poi il tema del rigassificatore, sul quale ho notato anche di posizioni diverse dal ministro Clini ad altre situazioni, per cui voglio capire se il governo ha una linea chiara su questo. Infine il tema della terza corsia, sul quale ho chiesto al ministro di venire a visitare i cantieri e a certificare con la sua presenza, prendere atto del lavoro che è stato fatto. In particolare ho chiesto al ministro di presenziare l'inaugurazione del casello di Meuro. E poi tema molto pesante, gli ho fatto un po' l'elenco delle quelle che sono le varie crisi industriali in regione, dalla Sapiro alla Cafaro, all'Iaton, all'Idea Standard, alla Diaco, alla Romanello, all'Electrolux. Ci sono oltre 1000 posti di lavoro sul quale bisogna in qualche modo attivare un'attenzione da parte del governo. Questa attenzione sarà attivata anche con dei denari, dei finanziamenti, degli interventi? Oggi il mio compito era quello di fare un elenco delle situazioni, un'agenda dei problemi che ci sono in Friuli, nella Venezia Giulia. Sul rigassificatore, come interverrà il governo? Vale la parola del ministro Clini o di Passera? Sarà oggetto di un approfondimento anche all'interno della compagine governativa, evidentemente ciascuno di noi, anche voi della stampa, avete colto diversità di posizioni e io mi limito in questo momento a prendere atto che c'è questa diversità di posizioni. La posizione della regione è nota, noi siamo consapevoli che il rigassificatore può essere una grossa opportunità per il sistema industriale del Friuli Venezia Giulia, vogliamo che le compensazioni ricadano su tutto il territorio, siamo pronti ad aprire una fase di trattativa, certamente non possiamo pensare che da un lato ci sia il governo diviso e dall'altro gli enti locali non si